campione d'Europa, il portiere del Napoli, Alex Meret. Buon pomeriggio, Alex. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Ciao, grazie per essere nel pomeriggio di Radio Kiss Napoli. Io solitamente dico azzurro Napoli, azzurro nazionale. Solo per una volta voglio invertire i fattori. Partiamo dall'azzurro della nazionale e poi torneremo a bomba sull'azzurro Napoli. Alex, ma che emozione laurearsi campione d'Europa, che emozioni quelle notti magiche, che emozioni quella notte di Wembley, andare a vincere in casa degli inglesi. Ma è stata veramente un'avventura incredibile, emozionante. Abbiamo fatto un percorso che nessuno forse si aspettava prima del torneo e siamo veramente orgogliosi di aver rappresentato in questo modo la nostra nazione, aver dato una gioia ai tifosi dopo tanto tempo chiusi, e quindi siamo veramente felici. È stata una notte veramente magica perché abbiamo fatto un grandissimo risultato. Io credo che faccia bene questa vittoria di voi ragazzi meravigliosi della Nazionale del Mancio a tutto il movimento calcio in Italia, Alex, come se ci fosse proprio bisogno di una spinta forte, fortissima, come quella che tutti voi avete regalato all'intero paese. Ma sì, sicuramente questa vittoria aiuterà molto, la Nazionale comunque è sempre l'obiettivo di molti calciatori. Quindi per raggiungere questi obiettivi spinge ancora di più tutti noi a entrare la squadra, tutto il movimento, eccetera. Quindi sicuramente è un risultato importante per tutti. Alex, ma oggi è il tuo onomastico? Sì, me l'hanno detto stamattina. Ah, no, noi a Napoli, sai che noi a Napoli, io un po' come te, come nome, tu Alex, io vado, però sai che a Napoli è molto sentito l'onomastico, quindi auguri, buon onomastico, portierone. Grazie. Buon onomastico. Senti, allargo un attimo il raggio d'azione. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne, tre campioni d'Europa in un'unica squadra, il Napoli. Ne uscite fortificati anche dal punto di vista della convinzione, perché insomma è chiaro che vincere un torneo così importante immagino aumenti l'autostima, la fiducia, e credo che abbia fatto bene a tutti e tre, o sbaglio, Alex? Sì, sicuramente, perché come ho detto prima, un grandissimo risultato, ci dà tanto entusiasmo, tanta voglia di fare bene anche qui nel Napoli, per comunque anche conquistarci sempre il posto nazionale, che non è mai scontato, e quindi sicuramente ci dà una grande spinta anche per far bene questo campionato. Un'altra grande spinta la daranno i tifosi. Quanto è stato bello domenica sera Napoli, Napoli-Venezia, entrare sul terreno di gioco del Maradona e rivedere 24.000 spettatori in attesa magari che poi diventi tutto pieno. È stata una grande emozione anche quella, no Alex? Sì, certo, posso dire finalmente, perché era da troppo tempo che giocavamo senza di loro e si sentiva la mancanza. Molto più bello ovviamente giocare con i nostri tifosi, che ci danno sempre una grande spinta, e penso comunque anche per come si era messa la partita l'altro giorno è stata molto importante la loro presenza. Alex Insigne, Lorenzo Insigne, leader in nazionale, con quella cassa sulla spalla che fa cantare tutto il gruppo, che fa cantare Bonucci e Chiellini anche in napoletano insieme a Donnarumma e a Ciro Immobile. Insigne capitano del Napoli, Insigne leader. Io l'ho visto in campo all'espulsione di Osimhen dare calma a tutti, incitare tutti i compagni. È quello che fa un vero capitano. Così come un vero capitano si presenta sul dischetto anche dopo aver sbagliato un rigore, Lorenzo è Lorenzo. No, ovviamente lui è il nostro punto di riferimento, il capitano in campo è importantissimo per tutti noi, ci sta di sbagliare un rigore, lo sbagliano tutti, ma ha avuto grande coraggio e personalità che ovviamente sappiamo tutti che non gli mancano, e si è ripetuto sul dischetto e fortunatamente ha segnato e ci ha portato più vicino alla vittoria che poi abbiamo conquistato, quindi sicuramente molto importante. Io dico che è stata una vittoria molto importante, Alex, perché per come si era messa, per l'uomo in meno, per l'infortunio di Zielinski e per quel rigore sbagliato, voi avete mantenuto la calma. Io vedo un gruppo più sereno, o sbaglio?
sì, sicuramente siamo sereni, abbiamo tanto entusiasmo e voglia di far bene. Come tu, per come si era messa, non era scontato portare a casa la vittoria. Magari sulla carta era scontata, però per l'espulsione e l'infortunio non si era messa benissimo. Abbiamo sempre mantenuto la calma, abbiamo sempre fatto girare il pallone provando a fare le cose che dovevamo fare anche con un uomo in meno, e fortunatamente siamo riusciti anche rischiando poco dietro. Prima di parlare di Luciano Spalletti, il vostro allenatore, ho una curiosità ancora su Insigne, ma anche in allenamento ti fa o tiro a giro? Beh sì, quello è il suo marchio di fabbrica, lo propone sempre, appena rientra sul destro si sa che è molto pericoloso e lo può fare, lo fa molto bene. Dalla tranquillità a cui facevamo cenno anche nella gestione della partita col Venezia, che non si sbloccava, ecco, questa tranquillità, questa, io dico anche mentalità, ve la sta inculcando Spalletti? Perché era chiaro che con l'uomo in meno avevate come la sensazione di dire: siamo più forti, siamo il Napoli, non perdiamo la calma, prima o poi la vinciamo. È anche merito di Spalletti tutto quello che abbiamo visto in Napoli-Venezia? No, sicuramente buona parte è anche sua, ci dà molta responsabilità, sa che siamo una squadra forte e quindi insomma cerca di mettercelo in testa e darci la maggior fiducia possibile per raggiungere i risultati importanti, le vittorie. Hai parlato di fiducia, io ti ho visto molto in fiducia, Alex, ti ho visto in fiducia nelle uscite, qualcuno diceva Meret difetta in personalità, ti ho visto sempre più leader, comandare la difesa quasi come un joystick, avete scherzato anche sui tuoi social con Kalidou Koulibaly, che ha detto: tu c'hai le chiavi della porta, io sono il guardiano, ma tu non devi far gol. Grande rapporto con Kalidou, no? Sì, Kalidou è un bravissimo ragazzo, è un campione in campo ma soprattutto fuori, sapete meglio di me, da tanti anni che è qua, è veramente una grandissima persona e sono fortunato e orgoglioso di poter condividere con lui in campo queste partite, questa maglia. Alex, ti ho sempre raccontato della mia passione, predilezione per i portieri. Parliamo dei portieri. Sicuramente uno dei migliori portieri al mondo, Donnarumma, non è più in Serie A, è andato al Paris Saint-Germain. Allora vedo i portieri delle sette sorelle e quindi delle prime sette squadre della Serie A. Alla Juve c'è Szczęsny, all'Inter c'è Handanovic, Magnan al Milan appena arrivato, Musso all'Atalanta, Pepe Reina alla Lazio, Rui Patricio a Roma, e poi c'è il Napoli dove c'è il signor Alex Meret. Ecco, molti portieri stranieri, Meret a Napoli, con il fatto anche che non ci sia più Donnarumma, è un Meret che si candida a essere in assoluto il miglior portiere della Serie A? Ma io lavoro ogni giorno per diventare questo, ovviamente l'obiettivo è sempre fare bene e migliorare, so che ho ampi margini di miglioramento, so che devo lavorare tanto, però so che posso raggiungere grandi obiettivi, quindi testa bassa, lavorare come ho sempre fatto e continuerò così. Quando è arrivato Spalletti ha detto: non voglio più sentir parlare di Napoli-Verona, di quella serata, delle scorie di quella partita, e allora siete con la testa su questo campionato, avete già vinto la prima, andate a Genova, senti dentro di te che quella Champions sfumata il 23 maggio in Napoli-Verona invece quest'anno sia possibile? Perché poi, al di là del mercato che chiuderà martedì, il gruppo è rimasto quello dell'altro anno ed è un gruppo molto forte. Sì, siamo un gruppo molto forte, l'ho detto già prima, purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo Champions, ma quest'anno lavoriamo al massimo per arrivarci, ci sono altre squadre forti, ma questo lo sappiamo, e dobbiamo fare meglio dell'anno scorso sicuramente. Era dispiaciuto Osimhen per avervi lasciato in 10 uomini dopo 21 minuti? Sì, ovviamente sì, penso si sia reso conto di quello che ha fatto e spero che non lo rifarà in futuro, più che altro perché magari ci ha messo un po' in difficoltà come squadra. È un episodio che può capitare, però deve imparare da questo e magari non riproporlo mai più.
E il vero obiettivo, tornare in Champions, quello che ha indicato anche in conferenza stampa a giugno il patron, il presidente De Laurentiis? Sì, sì, l'ho detto già prima, arrivare tra i primi quattro è obiettivo, poi se si potrà fare meglio lo vedremo durante il campionato, noi lavoriamo domenica dopo domenica per provare a vincerle tutte. Senti Alex, poi domani c'è il sorteggio di Europa League e naturalmente è un Napoli che ha un organico attrezzato per tutte e tre le competizioni, anche l'Europa League, dove tra l'altro, lo ricordo, il Napoli è testa di serie, potrebbe essere un grande obiettivo proprio per l'esperienza che tutti voi in gruppo avete maturato, a cominciare dai tre campioni d'Europa, ma anche tutti gli altri proprio nelle competizioni europee. Sì, 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 hai detto bene, è un obiettivo anche quello, come la Coppa Italia campionato, e come ho detto prima, noi proviamo a vincerle tutte perché siamo un grande gruppo e possiamo farlo, e quindi sicuramente anche l'Europa League sarà un obiettivo importante della nostra stagione. Siamo a Genoa-Napoli, domenica 18:30, di fronte ai due portieri campioni d'Europa, eh? C'è Sirigu da una parte, c'è Alex Meret dall'altra, è un Genoa che è un cantiere aperto, che ha perso 4-0 l'esordio con l'Inter, mai però sottovalutare una trasferta in casa del Grifone, giusto Alex? Sì, esatto, non bisogna sottovalutare nessuna partita perché tutte sono difficili all'inizio, dobbiamo noi essere bravi a renderle facili e comunque Marassi è un campo sempre difficile e dovremo avere la massima concentrazione, massima attenzione per portare subito la partita dalla nostra parte. Sarebbe molto importante confermare quanto di buono il Napoli ci ha fatto vedere col Venezia, anche perché dopo Genoa-Napoli c'è la sosta e poi Alex, tu lo sai che partita c'è dopo la sosta? Sì, ci doveva essere la Juve.